Sbilud risulta incinto. Siamo alla fine dell'estate. Distruggiamo tutto. Ciccio, spostati. Mi avvicino piano piano. Fantastico, una coppia nuova, ragazzi. Quanto costa un asino? Ma cosa sta combinando questo? Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale e bentornati su Medieval Dynasty Oxbow. Allora, riprendo la partita dalla sera prima, sostanzialmente dall'ultimo salvataggio, e riprendiamo la gestione del nostro villaggio. Sbilud ne va in giro, io non ho ancora capito se il mio personaggio è incinto oppure no. Vediamo se... Aspettate, ho controllato. Sbilud risulta incinto. Volevo controllare questa cosa, ma vabbè, ok. Quindi, allora, ufficialmente la coppia è incinta, però risulta incinto Sbilud, che però è un uomo, quindi ufficialmente non è possibile questa cosa. Vabbè, vedremo, insomma. Non so bene come questo gioco gestirà questa cosa. O appunto la cosa viene ribaltata, quindi alla nascita starà a casa lui 2 anni invece che io, in quanto donna di famiglia, il che potrebbe aver senso da una parte. Vabbè, non lo so. Vedremo, ragazzi, come verrà gestita questa cosa. Curiosa, intanto. Allora, diamo un'occhiata, siamo alla fine dell'estate, noi dobbiamo andare avanti con la missione e adesso andremo a finirla. I campi sono stati lavorati, tu stai fischiettando, bravo Odoric. La segale non è seminata ma è pronta, i cavoli non sono seminati ma sono pronti, questi saranno pronti la prossima stagione, così come il grano e anche, cos'è questa, l'avena? Esatto, l'avena. Devo trasferire una famiglia, perché qui per esempio che vivete ancora nei legnetti, giusto? Chi sta? Ecco, Odoric, qui ci sta Odoric e Boguvola. Non sono neanche troppo felici di questa casa, li posso anche capire. E vediamo se ci sono altre case ancora di legnetti. Questa, credo. Esatto, anche loro due, Vilebor e Helga. Allora, visto che questi due sono incinti, li trasferisco nella casa che ho appena trasformato. E questa la trasformeremo. Quindi andiamo a prendere Helga, che sei tu. Cambia casa e vai ad abitare in quella vuota appena fatta. Ok, tutti e due si sono trasferiti. E adesso questa qua dovrebbe essere vuota, esattamente, giusto, quindi, e loro adesso dovrebbero abitare qua, esatto, e il loro umore sta decisamente migliorando, guardate qua, tre freccine in su, solo per aver cambiato casa e avergli dato una casa migliore, beh, direi che hanno tutte le ragioni del mondo. Impugno il mio caro martello, andiamo a distruggere questa casettina e andremo a migliorarla. Distruggiamo tutto. Tetto di paglia. Ok, ok e ok. Benissimo. Allora, gli cambio tutte le destinazioni. Porta in pietra, finestra in pietra, muro in pietra e così via. Ok, il progetto è terminato, ora non mi resta che costruirlo, però abbiamo da costruire anche il capanno, questo qua degli asini, che oggi voglio assolutamente finire. Vediamo, mettiamolo come priorità, mi servono 8 pietre, vediamo se le ho qua intorno, no, vabbè, mi metto a cercare un po' qualche pietra e le costruiamo. Ok, ne ho recuperate 8, qui ne vedo altre, già che ci sono le raccolgo e andiamo a costruirlo. Benissimo, mi servono 6 tronchi e guarda caso ne ho già addosso dalla scorsa cosa, dalla scorsa costruzione. Mi serve qua sicuramente paglia, ok, etro, oh, che ho già. Qui mi servono 6 assi e altre 6 e qua sicuramente altre 6. Ok, quindi finiamo prima questo. Mi servono paglia e tronchi. Altri tronchi qua giù, non ce n'è più. Devo salire per forza. Gli alberi più vicini. Oddio, sono tutti distanti, però qui almeno ci sono gli abeti che mi danno 3
tronchi alla volta. Gli abeti, un abete. Ho fatto fuori tutti gli alberi del circondario. Ma qui c'è dell'argilla. Buona sapersi. Oh, lì ci sono anche i lupi però, porca miseria. Scappa, scappa, mi sta seguendo? Per fortuna no. Oh, va bene, dov'è casa mia? Di là. Mi sono allontanata anche il più del previsto. Lì c'è un acero, già che buttiamo giù anche questi due aceri allora. Ok, torniamo giù. Qualche scalatore. Qui c'è anche della paglia. Prendiamo il volo, già che siamo qui. Allora, mettiamo i tronchi che mancavano e il resto facciamo assi. Un tronco e la paglia. E il resto della paglia. Benissimo. Ora, 4, 6 e sono 10. 16 assi, quindi 8 tronchi. Ciccio, spostati! Dai, dai, chiacchierone, spostati un attimo. Ok. No, ho sbagliato, ne ho fatta una sola. Ne volevo fare 8. Vabbè, ne devo fare 7. Crea ancora, ne fai 7. Vabbè, vai, vai, facciamone 8. Abbondiamo un attimo. Vedo che il fienile è un allarme nel frattempo. Vediamo di cosa si tratta. Esci. Allora, cosa vuoi, fienile? Anzi, non è fienile, è la rimessa agricola. Cos'è che ti manca? La borsa. Oh, male malissimo. Andiamo a fargliele subito, se no non riescono a lavorare. Facciamoli subito le borse, visto che la pelle c'era. Pelle 14. Subito, subito le borse. 14. Le metto immediatamente dentro, così vanno avanti a seminare e a mettere il fertilizzante. Altrimenti non possono far nulla. Vado a mangiare qualcosina. Abbiamo di pronto qui. Allora, mangiare la carne di pesce arrostito, che non se la considera nessuno. Ok. Abbiamo anche un sacco di bastoni da mettere via. Faremo tutto, faremo tutto. Andiamo a finire però quello degli asini. Oh, erano 4 più 4. Ho fatto male i conti. Quindi potrebbero non bastarmi le assi. Eh sì, ho proprio fatto male i conti. Me ne mancano altre 4 e quindi 2 tronchi. Meno male che ne ho presi di più. 2, fanne 3 che non si sa mai. E andiamo a completare questa cosa. Dopodiché bisogna scoprire dove vendono gli asini, naturalmente. E dovrò affidare a qualcuno il lavoro di seguire. Di seguire questa stalla. Oh, molto bene. Quindi questa è finita. Andiamo a chiedere a qualcuno. Chi c'è più di vicino qua? Qua che c'è l'Ubghost. Dove posso trovare animali, asini. Ah già, che erano Skauki, è vero. Grazie mille, ciao ciao ciccio. Good luck. Quindi devo andare a Skauki, che è di qua. Allora, visto che dobbiamo andare a Skauki, finirei prima di sistemare la casa. Così reclutiamo qualcun altro, altrimenti non so chi mettere a lavorare alla capanna. Quindi mi servono risorse assolutamente per completare la casa. Va bene ragazzi, mi metto a raccoglierli perché sennò c'è poco da fare, serve tutto. Andiamo qua sulla ricerca di tronchi. Così vedo anche se sono respawnati quelli. Però giusto per precauzione tiro fuori la mia cara Lucille. E se c'è qualche brigante proviamo a difenderci. Mi avvicino piano piano, vediamo se c'è qualcosa che magari è respawnato che può servirci. Direi di no. Qui dentro non c'è più niente. Va bene, ok, no, non c'è nulla di nuovo. Però ci sono gli alberi che mi servono. Peccato che sono tutte betulle, porca miseria. Niente, tutte betulle. Mannaggia i programmatori. Qua ci sono gli abeti. Devo fare un po' più di strada, ma almeno... Va bene, buttiamo giù questi alberi. Oh ragazzi, ho trovato un nido con dentro le piume e le uova. Ma non ci credo, non l'avevo mai trovata questa cosa. Bellissima! Questa cosa non l'avevo mai trovata. Si possono trovare i nidi in giro con le uova. Non male. Intanto ho raccolto un po' di risorse. Torniamo indietro. Questa giornata che è diventata nebbiosissima. Guardate qua, non si vede nulla.
Ok, ragazzi, è notte, vado a dormire e riprendo il giorno dopo, che sarà la nuova stagione autunnale. Eccoci al risveglio, usciamo. Prima cosa da fare, giornata piovosa, intanto vedo la casa lì è per metà, devo sistemare la capanna dello speziale e modificargli la produzione. Come nel suo laboratore? Oh, volete dire che è andata in maternità la tizia? Mi sa di sì, porca miseria. Che so che lavora qua allora? Che ci metto? Vediamo chi ha due lavoratori. Solo la rimessa agricola ne ha due. Malvina, allora tu devi per forza andare a cambiare lavoro. Malvina, non fare più la contadina. Vai a lavorare alla capanna dello speziale. Sì, per forza, perché ci serve. Non può rimanere scoperta. Dicevamo, meno male che me ne sono accorta, che in autunno ci servono naturalmente i sanguinacci, le mazze di tamburo e i funghi porcini. La piantaggine basta. Ok, vado avanti con la casa, ragazzi. Oh, ragazzi, quasi finita la casa e abbiamo sbloccato anche il progetto della casa, grande. Intanto aspettate che c'ho il fiatone. E finiamo finalmente questa casa. Oh, ecco, finalmente. Andiamo a trasferire, credo, l'ultima famiglia che vive in una casetta di bastoncini. Credo sia l'ultima, sì. Che sono Odoric e Buguvola. Odoric, cambia casa e vai in questa qua vuota. Ok, vediamo se sono trasferiti correttamente. Esatto, e infatti sono molto felici. Fantastico. Molto bene, io ho l'inventario pieno di roba, di assi, bastoni e altre cose che ho addosso. Pietre, piume, insomma un po' di roba. Vado a svuotarmi l'inventario e poi andiamo ad esplorare un po'. Anzi, prima di partire devo per forza migliorare anche questa casa. Altrimenti non posso reclutare nessuno. E faccio sicuramente prima a migliorare questa piuttosto che a costruirne una nuova. Quindi niente, devo per forza investire altro tempo e migliorare questa casa qua, perché mi servono assolutamente lavoratori. Col fatto che molte sono diventate mamme, ne ho quattro in questo momento. Ne ho quattro, sì. Poi c'è anche Sbilut, ma vabbè. Abbiamo dei posti di lavoro scoperti, oltre che servirmi per forza qualcuno per il rifugio degli asini. Quindi faccio anche questo, ragazzi. Ve lo taglio, se no passate l'episodio a guardare me costruire cose. Comunque, ci rivediamo appena ho finito la casa. Ecco, ragazzi, allora è passato una vita, ma ce l'abbiamo fatta. Ho le ultime assi con me e andiamo a completare questa casa, così che possiamo andare avanti con i nostri obiettivi di questo episodio. Ok, finalmente finita. Benissimo, andiamo a Scauchi. Prima faccio colazione perché il mio personaggio ha fame. Ho trascurato tantissimo la produzione di cibo e tutto il resto, infatti si vede, però qualcosa di pronto c'è, dai. Prendiamoci un po' di pesce arrostito. Ho addosso un po' di materiale da lasciare giù. Però sapete cosa? Sapete cosa faccio? Mi prendo un po' di roba da vendere, visto che andiamo in città. Così non sprechiamo il viaggio. Le bacche non vale la pena. Ce le pagano troppo poco. Le cipolle però sì, che stanno andando male. Anche le mele. Anche le carote sono al 50%. Possono ancora reggere. Andiamo in magazzino. Lasciamo giù questa roba e prendo qualcosa da vendere. Allora, lasciamo giù le assi, i bastoni, le pietre. Oh, le uova ho dimenticato di lasciarle giù. Le venderò. Prendiamoci un po' di ciotole che ne abbiamo fin troppe. Coltelli, una decina li possiamo vendere. Fertilizzanti, ne abbiamo tantissimi, ma aspetto perché se no mi riempio l'inventario di peso. Potrebbero esserci altre cose da vendere. Come per esempio un po' di martelli. Guarda quante pali di legno abbiamo qua. Ne vendo queste tre e queste qua che sono messe male. Ok, picconi, sicuramente 4 li possiamo vendere, le piume tutte, abbiamo un sacco di secchi, un sacco di secchi, ne prendiamo, siamo 108 kg, potremmo essere anche overpeso, questi due poi invece li prendiamo. Sì, no, sono troppo pesante, non posso andare in giro così,
Cos'è che pesa tanto? Vediamo un po'. I secchi sono pesantissimi. Vabbè, allora li lasciamo giù, li venderemo al prossimo giro. Siamo pesanti lo stesso. Lasciamo giù i picconi, dai. Va bene, così almeno possiamo muoverci e raggiungere prima il villaggio. Andiamo a scauchi, ragazzi. Eccoci, ragazzi. Allora, intanto reclutiamo qualcuno, sperando di avere punti reputazione, se no mi va malissimo. Vediamo se c'è qualcuno che vive da solo, che non mi ricordo. Allora, no, nessuno vive da solo, quindi mi serve una coppia nuova. Vediamo un po' questi che talenti hanno. Mi serve qualcuno che sia bravo con gli animali. Tu sei bravo un po' in tutto, Leopold. Vediamo la femmina. L'unica femmina che c'è, in cosa sei brava. Porca miseria, produzione. Vabbè, produzione e pesca mi puoi andare bene. 18 anni. Tu ne hai 22, ma non mi piacciono 26, 24. Che brutte statistiche, però, porca miseria. Tu 26, hai 2. Tu 26, 2. Vabbè, avete tutte quante 2. Vabbè, facciamo che... Tanto... Effettivamente per gli asini non è che serva un grande talento, deve solo dargli da mangiare. Quindi può anche andare bene uno con uno. 22 anni, ok, dai. Tu vieni con me, vediamo se posso reclutarlo. Te lo stavo per chiedere nel caso, fantastico. Vieni con me, vediamo se posso prendere anche lei. Vieni con me, fantastico, una coppia nuova, ragazzi, molto bene. Allora, li assegniamo subito. Visto che sono entrambi pronti, dove sta qua gestione? Allora, Ninoniev, mamma mia che nome, vai nella casa semplice piccola che ho appena aggiornato, e Grimild anche, abita pure tu con lui, fantastico. Ora dovrebbero rientrare gli allarmi, esattamente, ho tre allarmi invece della produzione, loro intanto sono più felici, sono contenta per loro, la produzione invece cosa vuole? Abbiamo la fucina ferma perché mancano i tronchi, sì, tronchi sono un problema, poi capanno da caccia, non ha più l'arpione? Oh, male, fucina dovrebbe produrlo l'arpione se non sbaglio. Sì, non glielo sto facendo fare perché manca, perché non ho filo di lino. Ok, va bene, vediamo di risolvere questa cosa. Prima andiamo a vendere un po' di cose. Dov'è il villaggio di là? E a comprare, vediamo se riesco a comprarmi un asino almeno per andare in giro più velocemente. Allora, un mercante qua. Magari mi vendi anche un arpione. Vediamo se siamo fortunati. Allora, ti vendo le ciotole di legno. Mi dai 12 monete, veramente poco. Le cipolle, il coltello mal ridotto e anche questi qua nuovi. Un po' di frecce di pietra, perché no? Che ce l'ho qua a far nulla. Tanto quelli di ferro. 5 martelli. Tutte queste pale di legno. Le piume, 99 monete, bellissimo. Succo e succo. E anche queste tre uova, perché stanno andando male, mi stanno andando male addosso. E anche questa torcia che mi avanza, perché no? Ok, non dovrei avere più niente da vendere, purtroppo. Tu hai un arpione, però. Sì che ce li hai, però costa 75 monete. Prima andiamo a vedere se riesco a prendermi un asino. Nel caso torniamo da questo qui. Altrimenti potrei sempre comprarmi il filo di lino, o costruirmelo io. Se riuscissi a farmi come si chiama? La sarta lì. Ma ce l'ho la sarta, mica mi ricordo. Produzione, no, non ce l'ho infatti. Non ce l'ho ancora. Allora, quanto costa un asino? 600 monete. Io ne ho 563. Porca miseria, non posso. Devo prendermi per forza il cucciolino. Posso prendermene solo uno. Cominciamo col maschio. Vai, e aspetteremo che cresca. E niente, ci accontentiamo di questa cosa. Però non ho dato i lavori ai miei, tra l'altro. Allora, l'agricoltura 2, sopravvivenza 3, produzione. Estrazione 1, agricoltura 1. Allora, facciamo che Grimilda va a seguire gli asini. Rifugio per gli asini, vai, sono tutti tuoi, ok. Mentre Ninoniev, che è un pochino più capace a fare altre cose... Dove lo possiamo mettere? Posso farlo cacciare o posso fargli dare una mano al contadino? Oppure al fienile, ma è un po' uno spreco perché non ha questa capacità. Allora, diciamo che per le sue statistiche è meglio che vada a cacciare o a produrre. Però non abbiamo nessun posto per la produzione disponibile, a questo punto vado a cacciare, vai, caccia. Ok, così ti rendi sicuramente più utile.
Direi che a questo punto possiamo provare ad andare a concludere la precedente missione. Sperando, anzi, intanto vado a modificare un attimo la produzione della legnaia per fargli produrre un pochino più tronchi, visto che non ce ne sono abbastanza. E non ce ne sono abbastanza perché, boh, così dovrebbero avanzarne 5 al giorno. Sono comunque pochi, però, oh. Questo si può fare, questo facciamo. Gli compro l'arpione che serviva. How do Vai, you do? mostrami la merce e dammi. Quanti arpioni posso comprare? Due? Cominciamo con due, sono Only the senza best soldi. bro. Have a nice day. Mi hai dissanguato. Va bene, torniamo indietro. Passo dal villaggio e andiamo a concludere la missione precedente. Oh, ragazzi, sono finita qua. Devo lanciare nel lago. Mi sono fatta malissimo. Dai, però, riprenditi. Mamma mia. Poteva andare molto peggio, ma anche molto meglio. Però non vedo più gli orsi. Dove sono finiti? Non li vedo più. Perché se non ci sono più, ragazzi, io comincio anche a costruire qua, eh. Ma senza nessun problema proprio. Non mi torna questa cosa. Non ci sono più gli orsi qua. Volete dire che hanno tolto, che hanno trasferito gli orsi da qua? Li hanno messi qua adesso. Meraviglia, ragazzi! E allora mi espando qua proprio subitissimo. Là ci sono i lupi e va bene, ma gli orsi qua non ci sono più. Meraviglioso. Che bella scoperta, che bella scoperta. Lui intanto sta lavorando. Bravo, guarda, sei da solo, ma ti la stai cavando egregiamente. Molto bene. Lascio giù gli arpioni così il pescatore va avanti a lavorare. Prendo altre cose che posso vendere, che magari mi fermo di là, nell'altro villaggio a venderle. Legne d'ardere ne abbiamo soltanto uno? Oh, male, malissimo. Legna d'ardere ne abbiamo pochissima, ragazzi. Sarà un'emergenza in inverno, allora. Prossimo episodio devo fare scorta di legna d'ardere. Tantissima legna che trasformeremo in legna d'ardere. Nel frattempo, fatemi pensare a cosa portare. Fatto, adesso andiamo. Andiamo prima ad Ostoia a vendere le cose e poi andiamo a cercare quell'altro lungo il fiume. Allora, cerchiamo subito un mercante. Andiamo qua che so che c'è la mia amica. Ciao ciccia! Sono sempre io, ti vendo un po' di cose che so che ti servono. Allora, due picconi, un po' di secchi e basta perché non potevo portare nient'altro. Avrei voluto avere più possibilità di portare roba, ma non ho potuto. Tra l'altro, adesso che mi ricordo, abbiamo le barbabietole da vendere. Le ho? Per finire l'altra missione, depositi, dispensa, vediamo se abbiamo 78 barbabietole. Ok, sì, 70 le possiamo consegnare se non se le mangiano tutte. Facciamo che gli impedisco di mangiarle perché sennò finisce male. Allora, barbabietole, facciamo che non mangiate le barbabietole, ragazzi, che mi servono. Andiamo a concludere, spero, questa missione. Stiamo andando in una zona nuova, tra l'altro. Curiosiamo lungo il fiume se magari ci sono barili o altre cose da raccogliere o recuperare. Saliamo di là. Oh, qua c'è però un accampamento abbandonato. Con un carretto. Vediamo un po' cosa ci regalano. Una bisaccia. Benissimo. Beh, legno d'ardere normalmente non la prenderei, ma adesso ci serve una forchetta, una tazza, uno zaino semplice. Un dardo di ferro, interessante. Un'otra che ci serve sempre. Vediamo di non farci scappare nulla. Marciume, vabbè. Posso anche lasciarlo qua il marciume, onestamente. L'arco invece lo prendo. L'arco lo prendiamo e anche le frecce di rame. Poi. Qui non si nasconde nulla di interessante. Un borsello, invece, questo vale un bel po'. Non vedo niente, è un po' buio. Aspetta che te. Oh, una torcia magari mi aiuta un po' a vedere meglio. Perché magari ci sono frecce in giro e le frecce sono sottili, non si vedono. Ecco, vedi, un cappello, non l'avevo fatto, non l'avevo notato. Qui sotto non vedo nulla, ma direi che possiamo anche essere soddisfatti. Mi sembra di aver preso tutto, quindi possiamo proseguire di qua. Io sbircio sempre lungo il fiume, magari ci sono risorse. Carina questo posto. Lì cos'è? Una miniera? Aspettate che vado a vedere cos'è quella roba lì. Sembra la casa di qualcuno. Mi sa che sono. Ma sono banditi?
Non mi stanno attaccando però. Chi siete, ragazzi? Ciao Ciccio, un saluto a te. Questi sono terreni di caccia molto ricchi. Non è necessario prendere la mira perché la selvaggina arriva quasi sulla linea della freccia. Va bene, ma chi siete? Ok, gente del posto probabilmente. Non mi fa interagire. Ah, vi siete accampati qua? Nella miniera? Vabbè. Ok, interessante. Andiamo avanti però, che devo andare a cercare il tizio che mi serve per finire la missione. Tanto stiamo scoprendo luoghi di caccia. Fauna. Allora, siamo a 25 metri. Quindi dovremmo essere arrivati. Oh, ma lì c'è un lupo. Però non mi attacca. Perché questo lupo non attacca nessuno? Un cinghiale. Ma cosa sta combinando questo? Un bisonte. E un orso. Eccoti qua. Ma cosa stai combinando qua tu? Allora, cosa? Che razza di animali sei? Come? È chiaro che non sono un animale. Oppure un papero. Oppure l'agnello più vaporosamente soffice che il mondo abbia mai visto. Un papero, facciamo un papero. Oh no 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 no, ho finito di parlare con te. Le anatre sono bugiarde ladre e non mi farò ingannare di nuovo. Vabbè, aspetta un attimo, sto cercando il pescatore di nome Mislidar. Mislidar, sì, credo che un tempo la mia carne si chiamasse così. Cosa vuoi da lei? I suoi compaesani ti stanno cercando. Le elezioni non possono svolgersi senza la tua presenza. Non mi sono dimenticato di loro. Mi sto preparando costantemente, non vedi? Cerco l'aiuto dei miei antenati. Mi parlano attraverso il vento e le foglie, attraverso i musi e i grugni. Siamo tutti collegati e legati dal destino. Ecco, prendete delle more e ascoltate. Aiutano a rendere più forte la loro voce. Queste non sono more, ma le bacche di mortale bella donna. Sono velenose. Assurdo. Guarda la mia famiglia pelosa. Non vedi come sono calmi e felici? Sembrano avvelenati? No, non è così. È l'amore magico degli antenati che scorre nelle nostre vene. Non sono calmi e felici, ma malati e storditi. Metti fine a questa follia. Torna con me al villaggio. No, non succederà finché quei mostri saranno ancora a piede libero. Non potevo superare il loro accampamento senza essere notato. I loro occhi brillavano nel buio e la loro risata sgretolava le pietre. Ora li vedo anche a occhi chiusi. Quanto vorrei che se ne andassero. Ma che cosa stai parlando? Per pietà, mi assicurerò che il passaggio sia libero e allora tu verrai con me. Assolutamente sì. Oppure, oh, intendete quelle persone laggiù, chiederò gentilmente di lasciarci passare. Oppure, la tua mente è in uno stato molto peggiore di quanto immaginassi. Bene, mi occuperò dei mostri. Ma sì, vediamo questa qua. È una sciocchezza, non tornerai, ma porterò delle bacche al tuo funerale. Lo vedremo. Ok, quindi assicura che il passaggio di nuovo a Ostoia sia chiaro. Vabbè, è una traduzione terribile, ma insomma, devo controllare che il passaggio sia libero, ovviamente. Ah, devo andare qui. Ok, andiamoci. Cioè, questo sta avvelenando gli animali e pensa che siano, che gli facciano compagnia. Beh, insomma, vediamo un po'. È probabile che si riferisca a quelli lì a sto punto. 33 metri, sì, è possibile. Vediamo. Sì, sicuramente è riferito a quelli che sono qui. Quindi devo parlare di questi con lui. Magnus, o Magnus, quello che è. Pesti come un bisonte. Non essere così rumorosa. O spaventerei tutti gli animali selvatici. Va bene, è una questione da discutere con il tuo gruppo. Quale sembra essere il problema? Potreste spostare il vostro campo? Il mio amico che vive qui vicino è spaventato dalla vostra presenza. E perché dovremmo farti un favore, straniera? Non dirmi che sei venuta qui per conto di questo pazzo eremita. Cosa ti ho offerto? La cartomanzia delle viscere dei pesci? Rilassati, siamo bene. Stiamo bene dove stiamo e non andiamo da nessuna parte. Che ne dite di qualche moneta? È sufficiente per allontanarsi un po'. 100 monete, non so neanche se le ho. I compagni dell'eremita, come lo chiamate, stanno diventando inquieti. Non li stuzzicherei. Proviamo senza dargli soldi, che non è abbastanza. Cosa? Stai parlando di quelle bestie vicino alla cascata? Sono diverse da qualsiasi cosa abbia mai visto. Non è normale che la selvaggina abbia paura delle persone. Devono essere malati o qualcosa del genere. Dica al suo sussurratore di animali che ce ne andremo a breve. Non voglio avere niente a che fare con questo. Fantastico. Molto bene. Torniamo indietro. Ce l'ho fatta senza pagare niente. Sono molto contenta. Perché non so neanche se li avessi i soldi. Infatti non avevo 72. Ma è già sera, porca miseria.
Eh sì, porca miseria, è già sera. Come volano le giornate, ragazzi, in questo gioco. Devo dire, non farmi troppo male. Ok. Allora, riparliamo con questo. Sei tornata tutta intera. Non devi più preoccuparti dei cacciatori, voglio dire, dei mostri, non più. Il mio percorso di ritorno al villaggio è stato liberato, grazie gentile fantasma. Ora dammi un momento, devo capire cosa fare dopo. È diverso dal solito. Cosa stai facendo? I tuoi vicini ti aspettano di ritorno al villaggio. Non riesco a capire cosa dicono. Ho bisogno di più tempo. Ma di cosa stai parlando? Non c'è nessun altro qui? Oppure sii onesto con me per un po'. Sei pazzo o semplicemente stupido? Oppure, oh mio, che peccato. Ho sempre lo stesso problema quando cerco di chiacchierare con il mio porridge. Boh, facciamo la prima. Gli spiriti della cascata a volte parlano di perenigmi. Hanno davvero creato questo insediamento per aiutare gli emarginati? O erano essi stessi degli esuli? Ho bisogno di maggiori risposte. Ho bisogno di conoscere le motivazioni dei miei antenati. Dove sono le mie bacche quando ne ho bisogno? Ti ho già detto che non sono bacche. E sei inutile in questo stato. Devo trovare un modo per disintossicarti. Dove te ne vai? Oh, porca miseria, devo andare a recuperare la pozione curativa istantanea. Che avevo a casa, credo. Sì, ce l'avevo al villaggio. Però mi dice di parlare ancora con lui. Ma perché devo darlo a lui? Oh, Tutto it's you again. può tornare utile, Have a nice arrivederci. day. No, niente, devo recuperare la pozione che però ho al villaggio. Ragazzi, però interrompo l'episodio altrimenti diventa troppo lungo. Salvo e ricominciamo da qua al prossimo episodio. A questo punto andiamo a finire subito questa missione. Però devo per forza interrompere perché per voi sarà una puntata forse più o meno normale. Io sto giocando da tipo 2 ore e non ho più tempo. Però ci ribecchiamo al prossimo episodio, ragazzi. Lasciatemi il vostro like se vi è piaciuto. Nei commenti lasciatemi come sempre i vostri consigli, le vostre impressioni. E se vi iscrivete al canale mi fate felice e mi aiutate a crescere. Al prossimo episodio, ragazzi. Ciao!